Cari amici, buongiorno e bentornati al Caffè Biblico. E questa mattina io vorrei parlare con voi di tamponi bugiardi. Sì. Abbiamo sentito anche recentemente da Massimo Galli, uno dei virologi più noti in Italia, che ha preso il Covid, ma un tampone rapido, bugiardo, non lo ha rivelato. Poi ha fatto il molecolare e ha scoperto di avere il Covid. E molti hanno fatto la stessa esperienza con i tamponi rapidi, soprattutto che non danno una sicurezza al 100%. E c'è chi l'ha fatto per 2 o 3 volte ed era sempre negativo, e poi invece hanno fatto il molecolare e hanno scoperto che erano positivi. Quindi tamponi bugiardi. E questo fatto di credersi a posto, perché è chiaro che se uno fa un tampone, vede che è negativo, si sente pulito, si sente a posto, va in giro, magari infetta e crea danni. Questo fatto di credersi a posto, credersi puliti, credersi spesso è legato anche alla religione. Sì. Può sembrare strano, ma molti si credono a posto perché hanno una religione, perché magari da piccoli hanno ricevuto un rito di battesimo, di circoncisione o di quello che volete, e si sentono a posto, si sentono, come dire, riconciliati con Dio e destinati all'eternità. E questo è un po' come il tampone bugiardo, non è così. Al tempo del profeta Geremia, circa 600 anni avanti Cristo, Geremia sgrida i religiosi del suo tempo e dice: dal più piccolo al più grande sono tutti quanti avidi di guadagno. Dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo e dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Questo loro modo di curare la piaga, il peccato, la situazione negativa del popolo non era efficace, era una cura palliativa, era come un tampone bugiardo o una cura falsa, che faceva sentire a posto la gente mentre a posto non erano. E questo è micidiale. Già è micidiale per il Covid andare in giro pensando di essere puliti e invece siamo positivi. Molto più grave è pensare di essere a posto con Dio perché un uomo ci ha detto io ti assolvo, o perché abbiamo affrontato un rito da bambini. Non è questo. La Bibbia dice che se uno non è nato di nuovo, non può entrare nel regno di Dio. Non bastano i riti da bambino o quello che ci ha detto il nostro capo religioso. Se uno non è nato di nuovo, non può entrare. Può aver fatto tutti i tamponi bugiardi che volete, ma non entrerà nel regno di Dio. E con questa semplice riflessione io voglio lasciarvi, con l'augurio di andare a una parola che non ci imbroglia, che non è bugiarda e che ci dice tutta la verità, anche quando fa male la verità. Buona giornata, Dio vi benedica.